Portati in una posizione comoda, con un piede davanti all'altro a gambe incrociate. Chiudi gli occhi, porta le mani sulle ginocchia, lascia cadere le spalle. Inspira, gonfia bene la pancia. Ed espira. Ancora una volta, inspira, sempre dal naso, gonfia la pancia. Ed espira dal naso e sgonfia la pancia. Fai altre due volte con il tuo respiro. E poi apri gli occhi. E vieni a quattro zampe. Da qui veniamo per stirare il nostro corpo, veniamo sugli avampiedi e nel cane a testa in giù. Stiriamo bene tutto il corpo. Se vuoi, se hai un blocco, puoi prenderlo, portarlo in piedi e portare sopra la fronte, in questo modo. E puoi fare un cane a faccia in giù supportato. È molto comodo e rilassa il sistema nervoso. Se non ce l'hai, puoi comunque rimanere nel cane a faccia in giù. Puoi dondolare le anche da una parte all'altra. E stirarti completamente, spingendo bene le mani a terra. Puoi mantenere le ginocchia flesse o dritte. E poi riporta le ginocchia a terra. Se hai preso il blocco, riposalo. E lasciati cadere coi glutei sui talloni e portati con la fronte a terra. Lascia cadere gli avambracci a terra e rilassa completamente il tuo corpo. Puoi dondolarti da una parte all'altra. Lo puoi fare sia col bacino e puoi aggiungere anche la fronte, come un piccolo massaggio facciale. E poi da qui alza la testa e cammina con le mani verso destra, rimanendo con i glutei sui talloni e poi lasciati cadere con la fronte. Allunghiamo il lato sinistro del corpo. E poi alza la testa. Ricammina verso il centro e poi verso sinistra. Non alzare i glutei da talloni e lascia cadere la fronte sul tappetino. Poi rialza la fronte e ritorna al centro. E lentamente lasciati richiamare indietro. Schiena dritta, spalle rilassate. E da qui prendi il tuo bolster,
O se non ce l'hai, puoi usare uno o due cuscini del letto, perché devono essere lunghi. Mettilo davanti a te in questo modo, poi ti porti nel cane a faccia in giù. Da qui, inspira ed espirando, piega il ginocchio e lo porti in avanti al lato del bolster o dei cuscini. Poi porti il ginocchio destro a terra, avampiede destro a terra e lentamente ti lasci cadere in avanti sui tuoi cuscini o sul tuo bolster. Appoggi l'orecchio sul bolster e ti rilassi completamente. Spalle rilassate. Continua a respirare dal naso. Osserva il respiro che va fino alla pancia e la gonfia e poi la sgonfia. Rilassa più che puoi i muscoli delle gambe, delle braccia, delle e poi lentamente ti lasci richiamare, ti riporti sull'avampiede destro e vieni nel cane a faccia in giù. Senti la differenza tra una gamba all'altra. E poi lentamente ritorni in avanti, pieghi il ginocchio destro e lo porti al lato del bolster. Lasci cadere il ginocchio sinistro, l'avampiede sinistro e da qui come prima ti lasci cadere in avanti. E porti l'orecchio sul bolster. E lasciati cadere completamente. Sei completamente supportata. Ti ritorna ad osservare il tuo respiro. E alla pancia che si sgonfia e si gonfia. E lascia andare i pensieri della giornata. Lascia goditi solo questo istante, che è perfetto.
E poi lentamente lasciati richiamare. Ritorna su, ritorna sull'avampiede sinistro e spingiti di nuovo nel cane a testa in giù. Spingi bene le mani a terra e poi portati sulle ginocchia. Puoi spostare il bolster e prenderti il blocco. E metterlo vicino a te. Da qui piega le ginocchia e lentamente lasciati cadere sulla schiena. Poi prendi il tuo blocco, inspira, portati nel mezzo ponte, quindi alza il bacino verso l'alto e porta il tuo blocco e appoggialo un po' più alto dei glutei. E senti tu dove non ti fa male. Prova con la prima misura, quella più bassa. E lasciati cadere sopra. Il bacino è pesante. Le spalle sono rilassate, lontane dalle orecchie. E se senti che la prima misura, quella più bassa, va bene, rimani così, se no prova a portarla nella seconda misura. Sempre all'altezza della parte bassa della schiena, leggermente più alta dei glutei. E poi lasciati cadere completamente. Allunga bene la nuca. Ecco, questa posa è il mezzo ponte supportato, o anche il ponte. Le pose supportate acconsentiranno al sistema nervoso di rilassarsi. Fai respiri lenti e lunghi dal naso. Poi spingi i piedi a terra, solleva il bacino e puoi togliere il blocco e lentamente lasciati cadere sul tappetino. Rimani così per qualche respiro. Poi porta le ginocchia verso di te e dondolati da una parte all'altra.
per massaggiare la parte bassa della schiena. Poi lascia di nuovo cadere i piedi a terra e portati su di un lato e spingi con la mano per sederti e prendere la tua coperta. Da qui arrotola la tua coperta in modo che sia più o meno di questa ampiezza. Se vuoi puoi anche usare il tuo tappetino. Lo metti per orizzontale e poi cerchi di portare la coperta all'altezza delle scapole, facendo in modo che le braccia vadano al di sopra. Poi lasci cadere la testa, le braccia ai lati, puoi metterle come vuoi. Anche le gambe possono essere distese, piegate o incrociate. Modifica la posa come senti. Lasciati andare con tutto il tuo peso verso terra. Fai sempre respiri lunghi e lenti dal naso. E poi piega le ginocchia, porta le piante dei piedi a terra e rotolati da un lato. Se puoi vai oltre e togli la coperta o quello che hai da sotto. Rimani per un istante su un lato. E poi, se puoi, afferra il tuo bolster o i tuoi cuscini e portali al di sotto delle ginocchia e lasciati cadere con la schiena. Nuca stirata, spalle rilassate. Gambe pesanti.
e fai respiri lunghi e lenti dal naso. E senti la pancia che si gonfia e si sgonfia. Se vuoi puoi portare le mani sull'addome. I respiri sono lunghi e lenti. Lascia andare tutte le tensioni. E poi sposta il bolster, se puoi, coi piedi. E lasciati cadere di nuovo su un lato. Da qui, con la mano che è sopra, ti spingi in una posa seduta. Incrocia le gambe. E chiudi per un istante gli occhi. Porta le mani sulle ginocchia. Rilassa il viso. E poi apri gli occhi. Grazie.